Sottosegretario, partiamo con una questione spinosa, la stabilizzazione degli insegnanti precari. Come vi state organizzando in vista del 1° settembre? Quindi bisogna intervenire perché l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine è una realtà che chiunque abbia messo piede in una scuola come insegnante conosce. I lavoratori con almeno 3 anni di servizio devono essere stabilizzati. E a maggior ragione che siamo in una condizione come quella che tutti conoscono, con l'auspicio del Presidente del Consiglio Draghi di avere a settembre le cattedre tutte coperte, ne abbiamo parlato proprio qualche minuto fa in audizione con le commissioni cultura congiunte di Camera e Senato insieme al Ministro Bianchi. È difficile poter prevedere un concorso ordinario da qui all'immediato. Noi vogliamo il concorso ordinario perché è giusto dare la possibilità anche a chi non ha mai svolto un giorno di lezione nelle nostre scuole di potersi misurare e poter raggiungere quella che io ritengo la professione più bella del mondo, ma è anche giusto pensare appunto a professionisti che hanno deciso di entrare nelle nostre scuole da 10, 15, a volte anche 20 anni. Con la pandemia abbiamo capito il nostro non sia un paese tecnologico e dal punto di vista appunto della DAD, che cosa c'è da recuperare? Soprattutto bisognava investire prima anche sulla formazione degli insegnanti? Presa dicendo che gli insegnanti da 12 mesi fanno la didattica a distanza. Vero, è anche vero che non tutti gli insegnanti l'hanno fatta come si deve e quindi non è bello mai generalizzare. Io poi penso che l'insegnante che ama il proprio mestiere non la smetta mai di studiare, la formazione c'è sul campo. Sul digitale purtroppo, non lo dico io, ma lo ha certificato l'Istat, uno studente su tre non è stato raggiunto dalla didattica digitale. E questo soprattutto per le condizioni della propria famiglia, ma anche una famiglia monoreddito con un genitore in smart working e 2 figli ha sicuramente avuto problemi nell'avere 3 dispositivi all'altezza di reggere poi la connessione. Ma le stesse scuole, ricevo ogni giorno decine di testimonianze da parte di insegnanti che devono provvedere con mezzi propri perché manca il cavo, perché non c'è adeguata connessione. Quindi nell'emergenza la comunità scolastica è stata straordinaria. Soprattutto nelle prime settimane non era previsto alcun obbligo contrattuale, ma soltanto l'amore per i propri alunni e il buon senso ha portato, i nostri professori, le nostre professoresse, i nostri maestri, le nostre maestre a fare il proprio dovere. Quindi sono moralmente ineccepibili. Però dobbiamo porci delle domande. Possiamo migliorare? Perché anche quando non ci sarà più la pandemia, ormai la didattica integrata sarà una realtà. Che cosa si sente di dire ai docenti che hanno avuto, ricevuto le dosi del vaccino AstraZeneca, i quali si sentono in qualche modo adesso delle cavie da laboratorio? E guardi, è una domanda sicuramente attuale, è in corso una verifica proprio in queste ore, leggevo tra l'altro la notizia bruttissima del docente di Biella, deceduto subito dopo aver fatto il vaccino. Pare che l'autopsia abbia escluso delle cause, è evidente però che ormai il danno da un punto di vista emotivo, indubbiamente è stato fatto, spero che venga fatto al più presto luce e sinceramente non me la sento di criticare gli insegnanti che in maniera solerte e genuina sono andati a vaccinarsi proprio perché vogliono essere loro sicuri di poter tornare al lavoro. Per questo veramente prego le autorità sanitarie, in questo caso l'EMA, di fare presto, di fare presto, di fare chiarezza, perché se l'AstraZeneca non va bene, allora facciamo altro, ma se l'AstraZeneca va bene, sia fatta chiarezza e si riprende immediatamente il piano vaccinale che stava iniziando ad accelerare con tutti i ritardi che abbiamo già accumulato. Ai professori io mi sento solo di dire grazie, ci mancherebbe. Stanno purtroppo attraversando un bruttissimo periodo a causa di questa pandemia, sono però alla stessa stregua dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari. Io non li voglio chiamare eroi, ma non li vorrei nemmeno chiamare vittime del dovere. Spero al più presto che questo governo capisca che
che deve mettere in sicurezza gli ambienti, deve dare la precedenza al corpo docente e al personale ATA, purtroppo spesso dimenticato, che comunque nelle scuole continua ad andarci tutti i giorni.